Bentornati adesso a Saghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Siamo qua in zona Pratacci. Al sole. Al sole, e finché c'è il sole c'è speranza. Perché c'è vita. C'è vita. L'hai modificata. Modificata per l'occasione. Siamo qua perché ha catturato non la nostra attenzione, ma l'attenzione di un nostro telespettatore. Che telespettatore è, non si può dire di no. Anche troppo. di questo incrocio che sarebbe, cioè, nuovo, c'era anche prima l'incrocio, però è stato rinnovato, messo più in sicurezza. Pensavano. Secondo te l'hanno messo in sicurezza o no? Rispetto a prima, sì. E invece noi scopriamo che c'è scritto incrocio pericoloso. Vorrei sapere chi è quell'ingegnere che ha fatto questo progetto. Allora ha modificato questo incrocio e poi ci mette il cartello di un incrocio pericoloso. Là ci poteva pensare prima di farlo in questo modo, modificarlo, visto che poi qui spazio ci potrebbe essere anche abbastanza per fare altre cose. Tra l'altro non so se ricordo male, ma era un intervento di questa amministrazione o di quella precedente? No, di questa, è stata fatta adesso. Poi sì. Se progettate prima non lo so. Sicuramente questo è un progetto comunale, non è un progetto esterno. Sì, sì, sempre comunale. No, però... nel senso che il tecnico è comunale, ah. È fatto all'interno degli uffici. Sì. E quindi vabbè, forse è un avvertimento, perché comunque qui le macchine, essendo la zona Pratacci, è molto frequentata, le macchine sfrecciano, quindi diciamo che non fa male scrivere un avviso. Sì. No? Sì, non fa male, ma magari aveva fatto qualcosa di diverso. Se potenzialmente, dopo aver fatto tutti questi lavori, l'incrocio è pericoloso, sicuramente andava fatto degli accorgimenti diversi, secondo me. Anche perché non ora... sono un tecnico, sì. Però da profano dico, se io faccio una cosa e poi ci metto un cartello prima con la quale dico che la cosa è pericolosa, allora era meglio non averla fatta e lasciarla come prima. No, c'è da dire poi che adesso, insomma, quando le macchine arrivano qui a questo incrocio, a seconda della direzione dove devono andare, comunque mi sembra che di sicurezza ce ne sia, cioè mi sembra fatto comunque bene. No, ma l'innesto nella strada che va poi verso San Leo, verso via Puccini, che è problematico. Cioè percorrere tutte le due cose. Esatto, vedi, è problematico l'ingresso in via Puccini, che non è in asse preciso, sì. E poi chi non conosce il posto magari... tende ad andare dritto, anche se stop in terra, stop, i cartelli sono tutti, però tende ad andare dritto, e invece anche l'altra lato, che è via Edison, è molto trafficata perché porta poi nella coda dell'autostrada. Quindi tu avresti fatto un'altra scelta, avresti fatto cosa? Una rotonda? Non saprei dire. Una rotonda qui è difficile. Non è che ho guardato quale potrebbe essere la soluzione. Una rotonda sicuramente è la cosa migliore, però abbiamo voltato le spalle, abbiamo dato le terga. Però insomma, avrei fatto qualcosa di diverso a questo punto qui. Non sono un tecnico, però da profano dico, la rotatoria, visto che se ne è fatto 1000, sarebbe stata la soluzione migliore. Però qualcos'altro magari, onde evitare queste problematiche, penso l'avrei studiato. E quindi è rimasto il cartello, quindi comunque fate attenzione perché l'incrocio è pericoloso. È molto pericoloso. Certo, questo cartello però dovrebbe essere messo in tanti incroci, se l'hanno messo qui, che è nuovo, figurati in altri... Partendo dal presupposto che gli incroci sono tutti pericolosi, sì, esatto. E ci vuole attenzione sempre massima all'attraversamento, anche se dici io ho la precedenza, sì, ma non ti do la precedenza, poi prendi un cozzo e vai fino all'ospedale o qualche parte. Forse è sempre meglio, anche se hai la precedenza, controllare. Anche perché, come vedi, di tragedie ogni weekend, abbiamo passato dei weekend tragici, esatto, da questo punto di vista. Le moto la domenica, il sabato, esatto. Qualcuno ci rimane sempre. Dico io, verifichiamo. Verifichiamo il tutto e cerchiamo di trovare una soluzione affinché si renda meno, esatto, pericoloso di quello che è. Tra l'altro ci sarebbe da rifare la segnaletica per terra, eh? Vedi le strisce, lo stop, sì. Si sta sbiadendo, sì. Anche là guarda lì quel dare, sì, la precedenza. Poi il cartello, si è visto prima nelle immagini, l'incrocio pericoloso dalla parte di là è in mezzo all'erba, sì, appena sì, si sì, vede, sì. Quindi insomma, qualcosa da rivedere c'è. Comunque vedi che la segnaletica è ancora gialla, sembra che il cantiere non sia finito. Esatto, ma no, No. Sembra che il cantiere non è finito, sì. Dappertutto c'è ancora. È sparito il cantiere, però il cantiere non è finito. Esatto. Perché là c'è il nastro, vedete. Sì, sì. Ancora segnalati che gialla. Faremo a vedere, giallo, per ora è giallo. Ci rivediamo domani. Ciao.